Antonio Capuano, as he comes from Naples, is familiar with violence and the opposite of violence. We, the Italians, consider that Naples is a sort of icon of the two different images that Italy can offer. It's the most beautiful place in the world, maybe, according to Neapolitan for sure. And it's a very violent place. Maybe even coming from the nature, coming from the colors, coming from the earth, there is a volcano. And his cinema, not only with the last one, tried to depict a different possible reality of Naples. And the crucial moment, as you know, in the film, is the rape of a young girl. And the rape is the subject of violence, a private one and a public one, if you want, that you can find in a lot of the movies, even in our selection. So I wanted to ask him to participate to the debate, telling how this violence, which is a private one, can be and is really a public one. So it concerns every one of us. How is an example? A me sembra, non ho capito come sta a me sembra violenza privata. Questa storia è una violenza privata, cioè un fatto di un gruppo e di una ragazza, nel film abbia un valore anche un po' più largo, un po' più simbolico. È in fondo... No, non capisco che vuoi dire che violenza privata. Allora, rispetto alla violenza di una guerra, rispetto alla violenza di uno scontro razziale, come potete pensare. Vabbè, ammesso che la guerra sia una violenza, è un atto di violenza, la guerra è un atto politico fatto con mezzi diversi. Insomma, non è la vera violenza. La guerra è una specie di violenza, come si dice, schematizzata, una violenza che ha delle coordinate precise e una disciplina da seguire. No? Poi certamente la guerra porta poi la violenza, non è, cioè la guerra proprio come istituzione, come pensiero, non è violento, non è una violenza come si fine a se stessa, come la violenza di un gruppo di noi che stritola le lei, insomma, no? Cioè, quindi le violenze non sono, intanto le violenze non sono tutte uguali. No? Aspetta che ti voglio parlare, la lascio tradurre. First, there is a distinction between different kinds of violence, because he was saying that the rape of the girl is a private act as opposed to, for example, a war. But he is saying that the war is not necessarily a form of violence in itself. It's actually very different because the war follows a certain structure, a certain discipline and rules, so it may lead to, it's an act of an act of politics made with different tools. Exactly, and it's not the same thing as me attacking you for no reason and just raping you. It kind of follows its own mentality. It's the consequence of a sequence of reasons that lead to the war. Mentre invece la violenza di un gruppo su una persona, in che senso? Tu dici ci sono diversi. Ma ci sono diversi tipi di violenza. E poi c'è una violenza addirittura intima, no? Che quella che ci riguarda tutti, ma insomma quella ci riguarda veramente noi nella nostra entità, nel nostro corpo, nel nostro intimo, nel nostro se stesso. E forse quella è una violenza. Converrebbe insomma scoprire, discutere e capire perché, se non fosse che la violenza è veramente quasi contenuta nel nostro DNA, poi ognuno la disciplina in maniera diversa, no? Però la violenza appartiene a tutti. La violenza di Napoli, vabbè, questo è. And then there is another form of violence that is a very intimate form that is inside each and every of us, that belongs to our body, to the inner part of ourselves, and we don't even know exactly why it's there, but it's, in a way, it's part of our DNA. It just takes different forms in each of us.
poi c'è la violenza di Napoli. E la violenza di Napoli perché? Ma perché la violenza di Napoli non è una violenza fino a se stessa, è neanche quella. E la violenza del mio film poi è ancora un altro tipo di violenza. La Napoli è così violenta perché c'è un esercizio dell'affare, del business, no? Che ti obbliga ad essere violento, perché se non sei violento non vinci. Noi sappiamo quando l'animalità abbia parte in tutto questo. E la guerra tra, per esempio, la criminalità organizzata e non solo, e bisogna che sia, non la guerra, volevo dire l'esercizio commerciale, bisogna che sia violento, perché sennò il tuo, quello che ti fa la concorrenza, il concorrente vince su te e tu devi vincere su lui. È una cosa di affari, le uccisioni cosiddette efferate, ma sono soltanto come le grandi mafie vere, importanti, sono solo business, sono solo affari. And then the violence in Naples in general, which is not violence in my film, is again a different form of violence, but again it's not with no reason. It follows one main rule, that is business. Because any organized crime is based, its activity is based on making money on business. So all the killings, murders that we hear of, the only real reason behind it is business. La violenza di quello del mio film, è un tipo di violenza altra, è un tipo di violenza scatenata da uno stare insieme, che è un fenomeno molto ormai ricorrente, no? Delle cosiddette bande giovanili. Uno stare insieme, un'energia tale che ha bisogno di un'esplosione, proprio ha bisogno fisico di esplodere. E questo bisogno fisico di esplodere nel mio film si è concretizzato nell'aggredire e violentare una femmina, una ragazza sola. Ma le bande giovanili che percorrono le nostre città sono un fenomeno molto, molto frequente e che tutti quanti noi possiamo capire, di cui tutti quanti noi possiamo avere contatti. È un fenomeno abbastanza, voglio dire, spiegato, tutti quanti mi pare di averlo abbastanza inquadrato, questo riguardano i tipi di vita che siamo costretti a fare, le obbligazioni che ci danno, comportamentali, il modo di consumare la vita, di consumare le merci, no? Di stare al mondo, cioè contemporaneo. Quello, secondo me, spinge a delle potenziali possibilità a farci arrivare più facilmente alla violenza. A questo io credo, violenza da cui il mio film parte. Whereas the violence in my film stems from another type of element, which is the very typical of today, that is the fact of groups of young people spending time together, these sort of gangs of young people that after a full day together create so much energy that it physically needs to explode somehow, and the way they find is attacking and raping this single girl. So the phenomenon of groups of gangs of young people in our cities is very, very common, it's very frequent, it's already been talked about a lot, and it's already been explained in many ways based on our way of living, on the obligations we have nowadays, on the behaviors we're asked to have, on the way we consume life and goods, on the way we live basically today. So all of this triggers big potential of violence, and this is the violence I'm talking about.